Insediato ufficialmente, il Consiglio Comunale diretto dal sindaco Aldo Canturi, uscito vincitore, contro la lista Voltiamo Pagina di Pino Serra nella tornata elettorale del 20-21 settembre scorso. È stata una seduta caratterizzata dalla cordialità e dal rispetto dei ruoli che i gruppi consiliari sono chiamati a svolgere in base al mandato affidatogli dagli elettori. Dopo il giuramento del sindaco Aldo Canturi, si è passati subito alla nomina del nuovo Consiglio Comunale, formato da 8 consiglieri di maggioranza e 4 di minoranza, più di 4 assessori nominati dal sindaco Canturi, Pasquale Ceratti, Pasquale Politano, Gabriella Bonfà, Grazia Caterina Scundi. Nell'aria aleggiava un'atmosfera di festa, d'altronde non poteva essere diversamente, ed il numeroso pubblico che vi ha partecipato ha fatto da cornice all'evento. All'inizio della seduta, il sindaco Canturi ha inteso ringraziare gli elettori per la fiducia accordata, sottolineando che la sua squadra si impegnerà al massimo insieme al gruppo di minoranza, se lo vorrà, per creare nella comunità una migliore qualità di vita e di servizi. Nel corso del suo intervento, il capo della civica amministrazione ha fatto un discorso allo scopo di far capire l'importanza del ruolo che possono svolgere i cittadini per far funzionare la macchina amministrativa. Dopo la comunicazione della composizione della giunta comunale, il sindaco ha elencato le deleghe conferite ai singoli per il buon funzionamento del consiglio stesso. Al vice sindaco Pasquale Ceratti sono state conferite le deleghe bilancio, lavori pubblici, rapporti con le istituzioni regionali e metropolitane, affari generali e contenzioso, attuazione del programma informatizzazione e innovazione all'assessore Gabriella Bonfà, la pubblica istruzione, trasporti, viabilità stradale, verde pubblico e attrezzature. A Pasquale Politano i servizi salute, igiene personale, raccolta differenziata. La nomina del Presidente del Consiglio è stata rinviata per essere stabilita eventualmente assieme all'opposizione. Il consigliere comunale Pino Serra ammette che la comunità bianchese in questa tornata elettorale si è divisa. La vostra lista ha vinto per solo 9 voti di differenza. All'evento presente anche il consigliere regionale Raffaele Sainato e rappresentanti politici dei paesi limitrofi. Non si sono registrati casi di disordine. Sul posto la polizia locale e l'arma dei carabinieri della stazione di Bianco, diretta dal comandante Giovanni Piccolo.